siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y los verás, y atento siempre te servirá. Vende enseguida, corre allí, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Sempre presenti, sempre in prima linea. L'informazione è oltre. Attualità, politica, cultura, costume, arte, sport, spettacolo e tanto altro. Scafati In, la rivista per vivere e scoprire la tua città. Ogni mese, in diffusione gratuita. È assurdo quanto sta accadendo ad una serie di operatori degli scavi di Pompei, una lunga lista di morti a causa dell'esposizione all'amianto. Il cancro uccide anche il custode Domenico Falanga, chiamato affettuosamente da tutti Dottor Falanga, perché da anni si batteva per salvaguardare il diritto alla vita dei colleghi. Domenico Falanga, di 67 anni, 35 dei quali vissuti a custodire gli antichi tesori della città romana in quelle guardiole ormai ribattezzate con il nome di Lager della Morte. La morte del custode è avvenuta a meno di una settimana dalla morte dell'archeologa Marisa Massoroberto, funzionaria della soprintendenza venuta a mancare prematuramente per la stessa malattia. Per manifestare questa assurda condizione e per evidenziare che sembra quasi un bollettino di guerra, i dipendenti degli scavi hanno deciso di realizzare uno striscione con i 24 nomi dei colleghi, tra custodi e funzionari della soprintendenza, deceduti per tumore, ed affiggerlo lungo le pareti di veleno dei container. La procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta sul caso, notificando tra gli altri un avviso di garanzia alla soprintendente Teresa Elena 54 come atto dovuto. Ma gli interrogativi restano: quali soluzioni adottare per fermare o limitare questa tragedia? Chi deve adoperarsi e in che tempi? Quanti altri morti dovranno essere contati prima che i vertici della soprintendenza decidano di spostare gli uffici negli edifici demaniali già disponibili? Come mai lo Stato non ha controllato questa situazione, aggravata da una presunta discarica voluta dal malaffare in uno dei luoghi più conosciuti al mondo, simbolo del Made in Italy? Una storia che comunque finirà, non restituirà vita ai 24 lavoratori deceduti, ma almeno si spera giustizia alle loro famiglie. Sindaco Amilcare Mancusi, novità nello scenario politico sarnese: attraverso una conferenza stampa è stato annunciato l'avvicinamento al PDL di Bucciarelli. Sì, anche alla presenza dell'onorevole Cirilli abbiamo accolto nella famiglia del PDL il consigliere Renzo Bacarelli. E devo dire che lui già era indipendente dal proprio partito, che era il PD di provenienza, da circa un paio d'anni. Vi erano stati alcuni segnali più con la parte politica, ma non con quella amministrativa. Poi da ultimo, insomma, vi è stata questa proposizione. Lui non ha espresso, voglio dire, né richieste né riserve, né tantomeno le abbiamo espresse noi. Si tratta, per la maggior parte dei casi, credo, di condividere un percorso che possa portarci al futuro. Come loro sanno, l'amministrazione Mancusi si dovrebbe chiudere nel 2014, quindi è anche giusto che per tempo si preparino, diciamo, non dico nuove alleanze, ma quantomeno un nuovo gruppo di lavoro per ridare forse entusiasmo alla nostra attività, ma anche al futuro. E quindi abbiamo preso questa decisione di comune accordo e lo abbiamo accolto. Sono salite agli onori della cronaca più volte nel suo secondo mandato alcune frizioni all'interno del gruppo di maggioranza. Come ha reagito appunto questo gruppo di maggioranza al nuovo ingresso? Ma per la verità un po' sornione. Devo dirle con sincerità che le fibrillazioni vi sono ancora tutt'oggi e prescindono dalla presenza di Bacarelli. Vi è un po' di insoddisfazione sui risultati amministrativi, ma molta anche sulla mancata amalgama di tipo politico. Scontiamo, se devo essere sincero, la divisione più o meno in tre gruppi o sottogruppi, che sono poi legati a me, a Sebastiano Dirne e a Franca Annunziata.
Questo però non ha determinato finora degli scompensi, diciamo, notevoli, ma chiaramente delle fibrillazioni. L'ingresso di un nuovo componente in realtà è stato visto quasi un tantino con distacco, anche perché ognuno poi è minato, tra virgolette, dalla dinamica interna e quindi non l'ha visto né come un pericolo né come una cosa gratificante. Ora si tratta di verificare col tempo, quindi dalle riunioni che magari stiamo cercando di fare, dagli accordi tra di noi, dal prosieguo dell'attività amministrativa, di consentire all'uno di integrarsi e all'altro di non soffrirne l'integrazione. Invece la sua nomina d'assessore provinciale ha scatenato qualche reazione? Ma devo dire che la nomina è stata in un primo momento sponsorizzata dal gruppo consiliare. A me però è stato chiesto di non lasciare l'attività amministrativa perché vi sarebbe stato un caos. Di questo da una parte sono stato felice, dall'altro responsabilizzato ancora di più. Uno, perché sapevo, quindi coscienziosamente, che molti risultati si hanno solo con una presenza assidua e costante. Però la proposizione dei consiglieri e la chiamata, diciamo, dell'allora presidente Cirielli, oggi di Iannone, era una chiamata che dava dignità a noi come classe dirigente e alla città. Sono entrati in un momento di grande difficoltà perché la provincia vive un momento di difficoltà, stiamo cercando di portare, ho la delega al bilancio, quindi il pareggio, e lo faremo nel consiglio prossimo 21 del 30 in equilibrio, ed è un momento un po' particolare. La legge dice che le giunte terminano al 31-12, cioè abbiamo una condizione psicologica diversa, ma ce la sto mettendo tutto per dare gratificazione a chi mi ha chiamato, a chi mi ha voluto e a me stesso. Sindaco Pasquale Mauri, un importante incontro che avrà come tema la legalità, avrà come cornice la città di Angri da lei guidata. Sarà una manifestazione su questo territorio, laddove il Comune ha partecipato attivamente a questo progetto fatto dagli alunni del liceo scientifico di Angri, e oggi rappresentiamo un po' quella che è la sintesi di questo percorso di esperienza fatto sul campo da questi ragazzi, che li ha coinvolto anche attraverso un'esperienza praticata sul Comune di Angri, perché la legalità anche se per conoscere, comprendere le ragioni delle istituzioni, per vedere da vicino come funzionano, quindi non a vedere da lontano, quindi conoscere i problemi che nascono e quindi avere un giudizio diverso. Stasera celebriamo la conclusione di un percorso che ha visto i ragazzi, gli alunni, il comune di Angri, i docenti del liceo in un percorso comune che deve vedere sempre tutti insieme per uno spirito di coesione, per combattere non solo l'illegalità ma anche come condivisione e solidarietà sui temi da portare avanti per migliorare complessivamente la qualità della vita delle città. Le più importanti autorità dell'Arma dei Carabinieri, il prefetto di Salerno, il vescovo di Nocera Sarno, importanti nomi, importanti autorità, però con un discorso molto semplice per approcciare al mondo dei ragazzi. Innanzitutto abbiamo voluto coinvolgere le esperienze che sono nate da quell'istituto, dal liceo, quindi il colonnello dei Carabinieri, il magistrato, sono oggi rappresentano le istituzioni, ma che vengono da quella realtà, dal liceo, quindi abbiamo voluto coinvolgere chi direttamente ha vissuto anche le esperienze da studente, e quindi insieme al prefetto che pochi minuti fa mi ha chiamato per dirmi che è impossibile da venire, quindi però solidarizza con noi e mi invita a ringraziare tutti gli intervenuti, e quindi tutti insieme rappresentiamo non solo un elemento importante che è quello della legalità, ma anche un'esperienza vissuta nello stesso comune, nel comune di Angri. Consigliere Domenico D'Aurea, a lei l'importante compito di relazionare sui luoghi della legalità. Beh, questo pomeriggio non è altro che il culmine di un percorso iniziato qualche mese fa con il liceo classico scientifico Don Carlo Lamura, al quale va il merito e il ringraziamento di averci dato la possibilità di aprire l'ente comune al backstage, al proprio backstage, ai giovani concittadini angresi. I luoghi della legalità siamo noi stessi il luogo della legalità, nel rispetto delle regole, nel rispetto del senso civico, nel rispetto del prossimo. Io da ex alunno del liceo scientifico Don Carlo Lamura sono stato veramente onorato di partecipare in questo percorso che ha accompagnato i nostri giovani concittadini a conoscere e approfondire il nostro territorio, ma anche a fargli capire quanto è importante il senso di appartenenza e il senso di partecipazione attiva a quello che è la vita politica amministrativa del nostro comune. Solo così potremmo nel tempo accorciare o addirittura eliminare quel
quel gap che vi è tra la politica e i cittadini. Solo collaborando, solo stando insieme, potremo veramente raggiungere il culmine della legalità più assoluta. I ragazzi hanno cercato di riflettere su che cosa significa legalità e chiaramente l'hanno legata anche al concetto di cittadinanza, a quello che può essere anche il rapporto con il territorio, quindi tre fondamentali le dimensioni: i ragazzi al centro, la loro possibilità di riuscire a comprendere, a declinare che cos'è la legalità all'interno di un concetto più ampio che è quello della cittadinanza. Chiaramente ci aspettiamo che i ragazzi che si sono fatti promotori di questa iniziativa poi diano anche la possibilità a tutto il territorio di partecipare e quindi di comprendere che cosa è poi la legalità e agire poi per queste stesse cose, un po' il senso di tutto, un po' l'iniziativa. L'Agro sale spesso agli onori della cronaca per vicende legate all'illegalità. È bello che in un paese centrale appunto dell'Agro Nocerino Sarnese, quale Angri, si discuta invece di legalità. Sì, senz'altro la legalità deve essere una tematica che deve essere posta sempre al centro del dibattito, sia culturale che sociale che civico. E il primo motore di questo nuovo impulso per l'attenzione intorno alla tematica della legalità è la scuola, perché probabilmente dopo la famiglia, che è la cellula fondamentale della società, la scuola è il primo ente pubblico e amministrazione pubblica con cui il soggetto cittadino si interfaccia per la prima volta. Quindi iniziative di questo tipo possono essere utili non soltanto a riflettere, ma proprio a educare partendo dai banchi di scuola. Questo senz'altro. L'amministrazione scolastica ha un grande ruolo, al di là di quello tipicamente educativo e didattico, che è quello della divulgazione di una cultura della legalità che parte dal basso e incentiva nell'alunno la maturazione di sentimenti per la civiltà, ma non soltanto dal punto di vista civiltà sociale, ma civiltà sotto più campi, come quella giuridica, civiltà dal punto di vista economico e di vivere e di una convivenza pacifica orientata proprio alla legalità in quanto stile di vita. A volte i ragazzi si fanno conoscere per episodi sgradevoli, diciamo costellano le pagine della cronaca nera. Questa sera invece si tenta di approcciare a loro con la formazione, con l'educazione. Questa sera parleremo di legalità per rappresentare loro che la legalità è un valore nel quale credere, perché se tutti ci rispettiamo, tutti riusciamo a essere più interessanti, a fare del bene l'uno per l'altro e a vivere tutti meglio insieme. Purtroppo a volte, soprattutto le forze armate, si devono sfidare con una costante che vale oggigiorno, soprattutto nella platea studentesca: la moda di trasgredire. La moda di trasgredire è una esigenza a volte per i giovani, non necessariamente è un disvalore, purché ci si renda conto che può essere solo un momento e ci si contenga nei limiti giusti. All'insediamento, la politica dell'amministrazione Aliberti ha puntato sulla pianificazione e realizzazione di opere pubbliche con investimenti tali da fargli conquistare un vero e proprio primato. Trasformare il volto della città, renderla più vivibile e al passo con i tempi, è sempre stato l'obiettivo primario del sindaco e della sua amministrazione. Sono stati anni di governo straordinari. Abbiamo pianificato una nuova città, abbiamo provato a mettere in campo il cambiamento attraverso le opere pubbliche, i servizi sociali, i grandi eventi, cercando di ridare immagine a una città che viveva momenti di grande buio. 17 milioni, quelli ottenuti dalla Regione Campania, finanziamenti europei che mai la città di Scafati era riuscita a utilizzare. Una grande capacità quella messa in campo, una grande squadra che ha saputo lavorare sui fondi comunitari come mai era riuscito in passato. Lavori di recupero dell'ex macello comunale di Via Diaz, da adibire ad isola ecologica. La riqualificazione del quartiere di Mariconda. Lavori di riqualificazione di Piazza della Stazione, Via Diaz, Via Oberdan e Via Melchiade. Lavori di arredo e pavimentazione di Via Zara. E poi le grandi opere: l'Urban Center nell'ex manifattura Tabacchi e il polo scolastico nell'area ex del Gaizo.
siempre en su casa presente está el bodeguero y el cha cha cha. Vete a la esquina y los verás, y atento siempre te servirá. Vende enseguida, corre allí, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. Questa sera qui a San Marzano una manifestazione importante, è sempre importante parlare dell'UNICEF, ma in questo caso voglio dire un gruppo di artisti e di professionisti si sono uniti per cercare di fare qualche cosa. Deve sapere che per quanto riguarda gli artisti hanno una sensibilità sicuramente più alta di quella degli altri, per cui è più facile che gli artisti si coinvolgano per l'UNICEF, come tutti gli amici che abbiamo qua da Frezza agli altri, che vengono gratuitamente per offrire un servizio ai bambini. A quali? Ai bambini del mondo, ai bambini di questa umanità che ha perso il senso dell'umanità, perché nessuno ricorda che se non ci saranno bambini non ci sarà più un mondo. Per cui oggi vogliamo zero, la campagna che l'UNICEF sta portando avanti. Era una campagna terribile a gennaio, pensi, erano 22.000 bambini al giorno solo perché privi di vaccinazione. Oggi sono 19.000, cioè siamo riusciti in un anno a liberare 3.000 bambini, a farli vivere. Non è molto, però noi contiamo che con gli amici di questa sera e con gli altri continuiamo a scendere fino ad arrivare a zero, che sarà il segno della grande civiltà del nostro paese, della nostra terra ed anche, perché no, di San Marzano sul Sarno, che ci ospita, e vedremo che cosa vorrà fare come risposta di solidarietà. Maestro Franza, lei è stato promotore di questo evento per l'UNICEF. È importante parlare dei bambini nel mondo che soffrono le guerre, soffrono la fame, e questa sera per quello che è possibile San Marzano e la vostra organizzazione cerca di dare un buon contributo. Per me, prima di tutto, è un grande onore organizzare questo evento per l'UNICEF. Ci tengo in particolar modo per la sensibilità che riesce a trasmettere questi eventi, perché dovete sapere che ogni giorno muoiono 22.000 bambini, per cui dobbiamo fare il massimo noi che siamo dei privilegiati a donare. Questo è lo scopo di questo evento organizzato qui a San Marzano per la prima volta. Sono sicuro che sarà un grande successo. Ringraziamo anche tanti artisti che si sono prestati per questo appuntamento con grande volontà, con grande passione e con grande dedizione. Sì, ringrazio tutti i miei amici che hanno aderito a questo progetto, non mi hanno fatto nemmeno parlare, mi hanno detto subito sì, Matteo, siamo con te. L'attore Del Montogliani, figlio d'arte, ma soprattutto, cosa importante, ambasciatore dell'UNICEF. Quando lavoro insieme all'UNICEF devo dire che ho incontrato delle persone straordinarie che hanno ben presente cosa vuol dire l'infanzia, cosa vuol dire di che cosa hanno bisogno i bambini. Spesso ce lo dimentichiamo nelle corse quotidiane, in preda alle nostre nevrosi, alle nostre ansie. Ci esprimiamo spesso in un modo, diciamo, alternativo, dicendo anche cose che i bimbi non dovrebbero sentire. I bimbi sono in ascolto e vanno trattati da bimbi ancora per un bel po'. Sindaco, un appuntamento per la città di San Marzano importante, fare un evento per l'UNICEF significa fare qualcosa per tanti bambini e per far conoscere delle realtà sicuramente terribili di tanti bambini nel mondo. Guardi, oggi veramente viviamo una situazione per quanto riguarda il disagio sociale
che io definisco spaventosa. Io credo che sia obbligo di tutti e di tutta la classe dirigente dare priorità a quello che è lo stato sociale. Viviamo ogni giorno dei momenti particolari, ogni giorno veniamo a conoscenza di nuovi disagi e allora secondo me è arrivato il momento che la politica dedichi in modo importante, in modo sostanzioso, un'attenzione a quello che può essere lo stato sociale del paese, ma io direi del mondo intero. Sempre presenti, sempre in prima linea. L'informazione e oltre. Attualità, politica, cultura, costume, arte, sport, spettacolo e tanto altro. Scafati In, la rivista per vivere e scoprire la tua città. Ogni mese, in diffusione gratuita.